il sistema bancario, è evidente, controlla le attività economiche e quindi politiche di tutto il mondo occidentale, e per mondo occidentale intendo la parte di mondo, quindi quasi tutta, diciamo così, dove il capitalismo impera. La maniera in cui il sistema bancario, dalla banca centrale alle banche commerciali, controlla l'attività economica e dunque finanziaria dell'intero mondo è evidente. Controllando la quantità di denaro in circolazione, sono in grado di controllare il ciclo economico, il livello di prezzi, i boom e quindi gli sboom dei mercati finanziari. Chi non capisce questo non deve neanche azzardarsi ad avvicinarsi ai mercati finanziari, non deve neanche sfiorare lontanissimamente la borsa o mercati simili alla borsa, perché inevitabilmente perderà i suoi soldi. È evidente che attraverso la creazione di denaro, di moneta o la sua distruzione, quindi il contrario, si influenzano i prezzi delle attività finanziarie, in altri termini. Se c'è denaro in circolazione, se cioè il sistema bancario crea più denaro e mette più denaro a disposizione degli investitori, dei clienti, di coloro quindi che lo useranno per comprare, per esempio immobili, per esempio azioni, o per esempio oro, per esempio commodities di altro genere, è evidente che il più denaro, il denaro in eccesso, il denaro messo in eccesso in circolazione, produrrà inevitabilmente aumento dei prezzi. Altrettanto evidente il contrario. Se il sistema bancario distrugge denaro, evidentemente ci sarà meno denaro in circolazione e quindi i prezzi dovranno scendere. È un meccanismo semplicissimo attraverso cui si creano le bolle speculative e le conseguenti, o i conseguenti sboom, cioè gli scoppi delle bolle speculative che tanto male fanno agli investitori, ai risparmiatori di tutto il mondo. Quindi sto dicendo una cosa semplicissima. Le banche, il sistema bancario, dalla banca centrale in giù, creano i prezzi dei mercati finanziari. Attraverso l'offerta di moneta, di denaro, provocano o la salita e risalita dei prezzi oppure la discesa dei prezzi, con evidentemente un beneficio immenso loro, con un vantaggio immenso loro, perché loro lo sanno prima quando creeranno denaro e quando lo distruggeranno, quindi sanno con un certo anticipo quando i prezzi saliranno e quando i prezzi scenderanno, per il semplicissimo motivo che sono loro a farlo. Ora, seguitemi bene, chiunque faccia una scommessa pensando e sapendo già che l'altra parte ha truccato la scommessa e nonostante ciò continua a scommettere, è un pirla, perché evidentemente ha deciso di perdere i suoi soldi. A meno che lui non abbia capito in che maniera la parte avversa trucca il gioco e quindi
adatta le sue scommesse al trucco implicito nel gioco. Mi spiego. Se uno va al casinò a giocare alla roulette e sa già che, per esempio, il croupier ha un pulsante sotto il tavolo attraverso cui riesce a far arrivare la pallina esattamente sul numero dove vuole lui, dove vuole il croupier, evidentemente sa che quel gioco è truccato e, se nonostante ciò continua a scommettere sulla roulette, è chiaro che è un coglione, è chiaro che anche si merita di perdere i suoi soldi. Viceversa, se lui, sapendo come che il gioco è truccato, sapendo anche, quindi saprà anche in che maniera il croupier indirizzerà la pallina, per esempio verso i numeri dove ci sono meno puntate, cosicché il banco paga di meno, vince di più da tutti i numeri dove ci sono più puntate e paga di meno sul numero dove ci sono meno puntate. Sapendo questo, avendo capito questo, è chiaro che lui può sfruttare questa informazione puntando proprio sui numeri meno battuti, dove c'è meno denaro. In questa maniera lui approfitta di un'informazione o del trucco implicito nel gioco. Ma se non sa come truccare, se non sa come sfruttare il trucco del gioco, evidentemente, se continua a giocare, è un pirla. Esattamente come, per fare un esempio recente, quelli che andavano in banco in posta e compravano le obbligazioni strutturate legate a un indice, alla performance di un indice, laddove ad esempio ti davano un certo rendimento e se l'indice della borsa di Tokyo, per esempio, di New York, faceva una performance annua superiore a un certo rendimento, a una certa percentuale, ti davano parte dell'eccesso. Diversamente, se quella borsa faceva di meno di quella percentuale, tu prendevi quasi zero di rendimento, se non rimettevi i soldi. Ora, è ovvio che questa è una scommessa e tu stai puntando contro un altro che, se hai ragione lui, tu, se hai ragione tu, lui perde. Ora, seguitemi bene. Come fai ad accettare una scommessa che un altro fa, che ci ha avuto il tempo di pensare, che ci ha avuto il tempo ovviamente di pensare a suo vantaggio, giacché i termini della scommessa che lui ti offre sono tali per cui lui vince e tu perdi, perché quello è un gioco a somma zero. Se vinci tu, lui perde, e viceversa, se vince lui, tu perdi. Quindi, nel momento in cui tu accetti una scommessa fatta da un altro che stabilisce i termini, le condizioni e tutto di quella scommessa, è ovvio che sei un coglione, per il semplice motivo che stai accettando una scommessa fatta da un altro e devi sapere che quell'altro la scommessa la fa in maniera tale che vince lui e che no, vinci tu.